Lo scenario è quello dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. Le protagoniste sono Sestri e Giana Erminio, pronte a darsi battaglia per 3 punti che potrebbero avere un peso specifico importantissimo per le rispettive stagioni. Amici appassionati del calcio under di Lega Pro, buongiorno da Alessandro Torre. Prepariamoci a gustarci insieme la sesta giornata del campionato di Primavera 4, nello specifico il Girone A. Squadre che sono disposte al centro del campo, adesso andranno a salutarsi. E allora noi possiamo approfittarne per andare a vedere subito quali saranno i protagonisti che scenderanno in campo per le due formazioni, partendo ovviamente dai padroni di casa guidati da Luca Occhipinti. 4-3-3 davanti a Tommaso Olivieri. Ci sarà una linea 4 composta da destra a sinistra da Calloni, Barletta, Piazza e Santana. In mezzo al campo Burattini a fare da playmaker, coadiuvato ai suoi lati da Carboni e Giammona. Capitan Lemus alto a destra, Cocconi alto a sinistra e Caceres centravanti di quest'oggi per la formazione rossoblu. Per quanto riguarda invece la Giana Erminio di mister Vito Garzione, ci sarà un 4-2-3-1, modulo a cui ci ha abituato la formazione lombarda in questo inizio di campionato. Portiere Gabriele Buzzi, difesa a 4 composta da destra a sinistra da Capitan Nava, Sandre, Cassaghi e Zizza. I due mediani davanti alla difesa saranno Ciceri e Pirotta, Ghisalberti alto a destra, Andreoni trequartista centrale e Brambilla alto a sinistra a comporre il tridente di giocatori pronti a innescare il centravanti della squadra biancazzurra, che è Grossi. Tutto pronto, adesso arriva il fischio dell'arbitro e allora mettiamoci comodi e prepariamoci a divertirci. Primo possesso della partita che è in favore della squadra biancazzurra. Non consolida il possesso la Giana, allora ne approfitta Calloni, che poi però impatta addosso a Brambilla. Possibile ripartenza, trovato da Grossi, Brambilla dentro all'area, pensa al tiro, lo fa partire adesso e pallone che sfila fuori di un paio di metri rispetto alla porta, difesa da Olivieri. Intervento al limite qui per Cassaghi, che è andato in maniera abbastanza pulita ad ostacolare, spostare l'avversario. Occhio alla conclusione a giro sul secondo palo di Lemus, che fa 1-0. Il Sestri Levante con un lampo del suo capitano passa in vantaggio con Samuel Ronny Lemus. Una tripletta fantastica di Emanuele Buzzi, che quest'oggi è partito in panchina, che sicuramente potrà entrare a partita in corso. Brambilla cerca l'imbucata dentro, pallone che filtra per Grossi con i piedi, Olivieri paratona del portiere del Sestri che tiene in equilibrio il risultato. Adesso però occhio perché c'è una possibilità con calcio d'angolo. Il controllo, pallone dentro, ci mette la testa Brambilla, pallone che danza sulla linea ed entra, arriva adesso la segnalazione dell'assistente, è gol convalidato per la Giana Erminio che pareggia. Allora dopo l'occasione cubitale per Grossi arriva il pareggio con il colpo di testa di Riccardo Brambilla, è 1-1 al Sivori di Sestri. Tocco dentro per Caceres che può pensare al tiro, lo fa partire addosso a Nava, ancora Caceres, cross forte teso in mezzo alla deviazione da parte del numero 7 Carboni e pallone che danza vicinissimo al palo. Buzzi guarda condizioni di Cocconi che è rimasto giù, ora si appresta a rialzarsi, allora gioco che può proseguire, non aggancia Piazza, occhio all'inserimento da parte di Andreoni che chiede un fallo di mano da parte di Barletta, segnalazione dell'assistente a confermare il tutto, calcio di punizione e cartellino rosso per Barletta, giudicata da chiara occasione da gol questa traiettoria del pallone verso la porta da parte di Righetti. E allora occhio a quello che sta succedendo al Sivori di Sestri Levante. Manovra al Sestri, appoggio per Giammona che controlla e calcia, la parata cola mano di richiamo da parte di Buzzi. Partiti adesso con il secondo tempo, la prima impostazione che è per il Sestri Levante. Gallastroni sponda col petto, Cocconi può aprire in orizzontale, è libero Lemus, può andare direttamente a puntare Zizza, seguiamo l'azione di Lemus che fa esplodere il tiro, il pallone che scappa a Buzzi ed è il gol del 2-1, la doppietta per Lemus. Sestri che si ritrova avanti in inferiorità numerica con la doppietta del suo capitano Samuel Lemus, si è spostato il pallone sul destro, ha fatto partire un tiro che ha sorpreso Buzzi ed è entrato docilmente e allora vantaggio rosso-blu. Giocatore da tenere d'occhio con grande attenzione il numero 21 della Giana. Corner sul secondo palo.
Pallone rimesso dentro a cercare un compagno, colpo di testa a mettere via, poi Triberti cerca di alimentare un po' di confusione, colpisce Sandre che va a pescare l'incrocio dei pali, Stefano Sandre è 2-2, la Gian Erminio rimette tutto in parità e lo fa con il suo difensore centrale che dopo averlo fatto lo scorso anno va a colpire di nuovo il Sestri. E Gianna invece che... forse avrà un'ultima possibilità, vedremo se il direttore di gara darà un ulteriore appendice a questo lungo recupero che sta per finire, il rilancio di Olivieri. E arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi, è 2-2 al Sivori di Sestri Levante, fra Sestri Levante e Gianna Erminio. Alla doppietta di Lemus, ha risposto nel primo tempo Brambilla e nel secondo tempo Sandre. Allora, il risultato finale è di 2-2, pareggio e tanto divertimento offerto da queste due squadre. Da parte di Alessandro Torre e di Fabio Lograsso, che ha curato le riprese di questo match, è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata.